Cosa cerca di una donna? Non sia timido, tanto è per quello che ti viene intorno al collo, che è È Ermellino? quello della figa, questo qua è figa. A quello è il famoso. Sempre che se la figa fosse così morbida, mi bisogna cacciare chi sono i pannettini di figa. Ma ci sono aggiunte voci, direi. Dopo il cuscino di Piumadoca, a Qui c'ho un brevettato. materasso di pelo di figa, non sto scherzando. Praticamente avevo del pelo di figa a casa, ma perché c'erano i tipi che venivano a chiamare da me, se una leccata qua, una slabbrata là, e c'avevo dei ciuffi di pelo per il corridoio. Cioè, ciuffo a destra minchia, Ciuffi come di si pelo dice. di qua di là, di tutte le fighe, ricciola, liscia, bionda, rossa. Ma quale pelo? Proprio pubblico, Quale quello pelo dà più cilio. soddisfazione? Quale tipo di pelo? Il riccio, l'ambrato, Ma lo quello scafato? riccio devo dire che è migliore. Ma per quanto riguarda il cuscino o per quanto riguarda la Per quanto trapunta? riguarda il cuscino, no, va bene sia per la trapunta, praticamente ci ho fatto i ciuffi in giro, erano corti con la scopa così, ci ho fatto praticamente Un puff, no? sì, ci ho Sbaglio. fatto praticamente, poi sono andato a tappezzare il materasso, poi farla dell'assi, no? Ho fatto cucire tutto, adesso io dormo sul materasso di A figa. lei perciò dorme, mi passi il termine, lei dorme su un materasso di peli di Peli di figa. figa morbida, Tra l'altro mi parlava di questo materasso che sì. preferisce, diceva prima, il ricciolo Il oppure ricciolo, lo la ricciola perché stiracchio. si dorme proprio bene, ma che consiglio sono? Oh, uno sente tutto Ma cioè si capisce che è figa, non è che mi non pare dei capisce, cinque perché. sensi, ma olfattivamente, cosa trova in tutto ciò? Ma dipende, perché alcune erano veramente delle schifose moncione, ma hanno lasciato giù una puzzeria, cioè c'erano dei tipi che venivano da me, tiravano giù i pantaloni, c'erano, come dire, che schifo. Però vabbè, se lega si Ma deve lei fare, è non così. è. Approfondiamo Allora sai. approfondiamo questo argomento. Allora alla In fine. quei momenti lei, quando nell'aria si sprigiona Questo questo odore odore di acciughe violento, questo di profumo di, come dire, de fumore. pesche, de, come Ah, dire, beh, un odore anche che di può anche umanità, possiamo piacere. dire di umanità. Può anche piacere perché penso ai pesci venduti che sta 24 ore al giorno lì a fare consumizione del cazzo, no? Allora meglio chiamare, no? Piuttosto l'odore lo stesso, però almeno ho uno scopo, no? La Quindi. famo il famoso pesce topa che Il lei mi famoso ricorda. pesce Il topa. pesce topa ha questa criniera lì, se non sbaglio, ha comunque sul dorso ha questo ricciolo di pelo che. Poi tu prendi il pesce topa, no? Che c'ha. Non so, i pesci venduti li vendono qualcosa. Dai, il pesce topa è fenomenale perché se Quelli te lo pesci vendono in torno. rinomati lo vendono, ma c'è sto pesce qua, no? Che c'ha al posto di branchie, c'ha delle fessure, no? Tutti di pene, no? Qua, e quello è il pesce topa. Ma a me è arrivata voce che lei riusciva ad avere dei rapporti orali con delle orate branzine, Sì, vero? Le spalancava la bocca. quella è fresca, l'orata, guarda che si sente se l'orata. Non è fresca, andate a mangiare, conosco io un posto, cioè andate a mangiare, modo di dire, mangiare, cioè. Fatelo azzannare, vorrebbe dire. Sì. Ma l'orata in sé ha una dentatura che riesce a raschiare il Certo. grano, cioè traguanta. Il glante viene graffiato da questi denti e provoca Colluttazione? una sorta di attrazione, più che altro, perché tu, praticamente, il pesce viene a Il essere pesce, diciamo, incantato poi cioè da. pesce e pesce, diciamo, c'è Il pesce e pesce, pesce. cioè è un pesce che viene un altro pesce In praticamente, cioè questa l'albino pesca c'è, promiscua, che come la sogliola praticamente, tutto quello che può dare la sogliola intorno al pene e quindi ottiene anche l'effetto guanto che accade? Cioè. Ah! stimola poi quello che è il lato iacumatorio sostanzialmente. Ma poi sbatte tutto in forno oppure mangia così a crudo? Sushi giapponese. Cioè, praticamente non vorrei essere volgare, ma il suo sperma fa un po' quello che fa il wasabi sul. Assassina, quelle cazzate che mangiano i giapponesi del cazzo, no? Sulla assassina. Perciò il wasabi non è altro che sperma di orata e sperma d'uomo. Sperma d'uomo commisto a. Sì, sperma. E lei, mi passerò, lei ne è ghiotto? Ma non sperma, di acqua di gigia. Ah, la famosa acqua di Non Gio, sa acqua acqua di di gigia, Gigia, acqua di gigia. succo di Gigia.
Ma lo preferisce fresco o distillato? Freschissimo, proprio che scorga proprio dalla sorgente così, cioè ottimo. Ma ho saputo che lei preferisce la vulva pelensis, detta passera di mare, se non sbaglio, perché da lì si ricava il succo più, il più saporito, il più, come dire... Succoso, succoso. Bravissimo, altro l'aggettivo non sta meglio. Più sgocciola, no? E lei in quei casi, come fa? Cioè, mette un recipiente... So, che fa? Un tinello addirittura. Per l'acqua di gigia, quando il tinello raggiunge una certa misura, allora la si... il mosto, perché ovviamente il mosto con l'acqua di gigia. Ma poi la peste... Si brinda, capodanno, e scappi, no? E in questo 2007 lei ha brindato, c'è gente che ha brindato con Ferrari Berlucchi, e lei invece un catino di... Io sono portato questa damigiana di capriano di 48 litri, la cantina più vecchia, quindi l'acqua di gigia. Ma la temperatura per degustarla, ci dica, cioè 18 gradi, 20 gradi, va fresca ai frigori, perché non... L'acqua di gigia va servita a temperatura ambiente, poi dipende, perché con l'inverno l'acqua di gigia è un po' più fredda, e poi dipende dove vai le moschiate, perché... giusto. C'è anche l'acqua di gigia ghiacciata. On the rocks. Acqua di Gigion, però. Per avere ragione dove stare, no? C'è un po' per tutti i tipi. Ma banalmente chiudendo comunque la stagione estiva, lei nella sua granita mette per anche, naturalmente si può mettere anche in una situazione granita, volendo, per insaporire la bevanda, per... Sì, cioè, sì, può fare, che non so, un cedro acqua di Gigio oppure mente Gigio. Lei prende praticamente quando è inverno, che nevica, tu pigli la... come fa la granita? Pigli la neve che c'è per terra, poi stimoli così con questo tuo bicchierino e vai a stimolare così la fessura, cioè, la fessa originale. A noi interessa siccome noi ne ho fatti. Quando sgorga poi metti sotto e vedi proprio la neve, come lo fa la granita? Sì. Ma non ce la fa, no? Perfetto, mangio. La camicia poi. Poi ti metto il dentro la camicia nella vagina, allora... E poi lì sì. E però, ritornando e poi chiudiamo, perché penso che l'intervista lei abbia altro da fare. Cioè, in questi momenti, questi riccioli di pelo, poi è qui che lei carpisce il riccio di pelo e lo mette nel materasso, un altro appunto, a seconda. Sì, in questa occasione io vado a funerare, quindi... Bene, la ringraziamo per la collaborazione e grazie comunque per queste parole di saggezza che ci ha...